Amici di MS Channel, amici di MS Sport, amici social, bentrovati con una nuova puntata di Fighters Life. Prima puntata 2021, speriamo che sia un anno di rinascita per tutta l'Italia e per quello che ci riguarda che sia un anno di rinascita per lo sport in generale e per gli sport da combattimento nello specifico. Abbiamo voluto aprire questo anno con la kickboxing, con Feather Combat. Andremo a scoprire questa nuova parola, andremo a scoprire questa innovazione, questa trasformazione e lo faremo insieme ai nostri ospiti che sono collegati questa sera. Il presidente Donato Milano. Presidente, buonasera. Buonasera, buonasera a voi, grazie. Grazie Valerio, grazie a tutti. E in collegamento insieme al presidente Donato Milano abbiamo anche Massimo Liberati, presidente della Lega Pro Italia Kickboxing. Buonasera Massimo. Buonasera a tutti, grazie, grazie Valerio. E in collegamento da Milano un grande pluricampione di kickboxing, uno dei maggiori organizzatori nazionali ed internazionali, Angelo Valente. Angelo, buonasera, ben trovato. Buonasera a tutti, buonasera Presidente, buonasera Massimo, buonasera Valerio. Ciao Valerio, ciao Angelo. Allora, ovviamente, Donato Milano, vorrei partire da te e innanzitutto vorrei partire da questa parola, Federcombat, la Federazione Italiana Kickboxing, Muay Thai, Savate, Shootbox e Sambo, confluisce in una nuova desinenza, in una nuova parola che raccoglie appunto il mondo del combattimento, il mondo del fighting, Federcombat. Ma assolutamente, nella ultima assemblea straordinaria della nostra federazione che si è svolta il 21 di novembre, motivati da diverse ragioni che innanzitutto sono di ordine pubblicistico, mi preme ricordare che la federazione da un punto di vista giuridico è sempre Federazione Italiana Kickboxing Muay Thai Savate Shootbox Sambo, cambia l'acronimo. Anziché FIKBMS, che onestamente era un codice fiscale impronunciabile per tanti aspetti, questo è stato uno dei primi motivi. Evidentemente abbiamo approvato all'unanimità il cambio di acronimo in Feather Combat, che ha diversi indirizzi anche futuri. Intanto, ripeto, da un punto di vista pubblicistico, anche per azioni di marketing e altro, ma direi che politicamente anche ha il suo perché, perché Feather Combat evidentemente si allarga a uno spazio nelle discipline degli sport da combattimento che non pone limiti. Questo è il sunto della nostra decisione approvata in assemblea straordinaria, ratificato dal CONI. Ovviamente ricordiamo che la nostra, possiamo dire, federazione fa parte delle discipline sportive associate del CONI, appunto. Ho voluto fare questa intervista a quattro perché, innanzitutto, avevo il piacere di avervi ospiti e poi anche perché ho voluto raggruppare simbolicamente tutta l'Italia della kickboxing e tutta l'Italia degli sport da combattimento. In quanto Angelo si trova a Milano, Massimo è a Roma e tu, Donato, sei in provincia di Bari. Quindi ho voluto, diciamo, raccogliere tutto lo stivale della kickboxing. E quindi andiamo anche a coinvolgere gli altri nostri ospiti. Massimo, presidente della Lega Pro Italia Kickboxing, un anno a dir poco travagliato, quello appena passato, con quale prospettive andiamo e ci proiettiamo soprattutto in questo 2021? Beh, come tu hai detto bene, un anno veramente travagliato, pieno chiaramente di problemi, no? Chiaramente il Covid, la pandemia ha bloccato tutte le attività, sia nazionali e soprattutto internazionali. Noi avevamo calendarizzato ben 96 eventi pro su tutto il territorio nazionale.
oltre poi chiaramente avevamo degli impegni importanti a livello internazionale. La cosa ovviamente si è bloccata e si è congelata, nulla, ovviamente non è che ci siamo bloccati. Abbiamo rimandato gli eventi. Angelo Valente è uno degli organizzatori di un evento importante che ogni anno fa in modo veramente splendido, fa partecipare atleti di grande livello nelle sue manifestazioni, ma così come anche grandi ed altri organizzatori hanno dato la loro, disponibilità a organizzare eventi per la Lega Pro Italia. È chiaro che non stiamo fermi, ci stiamo comunque sia muovendo. Il presidente, grazie a lui, abbiamo anche delle nuove prospettive, dei nuovi ingaggi, diciamo così. Chiaramente saranno poi al momento opportuno, nel momento in cui si riuscirà a ripartire in modo adeguato, verrà calendarizzato tutto e messo ovviamente nei vari siti, nei vari social e quant'altro. Quindi non stiamo fermi, ci stiamo muovendo, diciamo che stiamo rielaborando alcuni meccanismi organizzativi che sicuramente porterà beneficio sia agli organizzatori ma soprattutto agli atleti. Quindi siamo in stand-by, pronti a partire. Angelo, tu sei in Lombardia, una delle zone maggiormente colpite sia dai vari lockdown che dai vari DPCM. Ecco, qual è la situazione per quello che concerne la Lombardia, soprattutto alla luce del fatto che purtroppo, e questo ovviamente a livello nazionale, tutte le palestre sono ferme, purtroppo. La situazione, se parliamo di palestre in tutta Italia, è uguale perché tanto non cambia niente tra zona gialla, come mi sembra che a Roma, o zona arancione, che siamo noi qua, che si aggiungerà la zona rossa. Cioè, per le palestre non cambia niente, tanto qualsiasi colore sia, le palestre sono chiuse. L'organizzazione per adesso è un po' ferma perché ovviamente tutte le attività sono ferme, gli eventi professionistici, come sa Massimo e Donato, come sappiamo tutti, vanno avanti con gli sponsor. Ovviamente se le aziende sono chiuse, sono in difficoltà, facciamo un po' più fatica a riprendere il tutto. Però io sono fiducioso su una grande ripresa, perciò dobbiamo rimboccarci le maniche e aspettare e iniziare a fare i primi passi noi avanti. Angelo, di solito tu a dicembre ci deliziavi con The Night of Kick and Punch, il tuo evento, uno degli eventi di punta di tutta la kickboxing italiana, ma anche internazionale, soprattutto ecco, da parte ecco, della nuova Federcombat della Lega Pro Italia Kickboxing che patrocinano come sempre i tuoi eventi. Come hanno reagito? Diciamo tutti coloro che ti seguono Guarda, e che comunque sono un po' si testardo. sono ritrovati Sì, io vorrei fare. senza Kick and Punch quest'anno. Sì, esatto. Guarda, io sono, come ripetevo, sono un po' testardo. Sto lavorando per far qualcosa prima dell'estate. Perciò non ho ancora buttato la spugna, diciamo. Diciamo che abbiamo slittato il periodo, però cercherò di tutto per farlo prima dell'estate. Nel frattempo rimaniamo con te, uno dei, diciamo, dei ragazzi di punta della tua scuderia, Luca Grusovin, neocampione del mondo proprio nell'ultima edizione di The Night of Kick and Punch, ha esordito nel pugilato pro. Sì, un evento che abbiamo fatto in collaborazione con la famiglia Kerchi. Abbiamo fatto un evento qua a Rozzano, giusto per far muovere un po' i pugili. E Luca Grusovi aveva, diciamo, questo sogno nel cassetto di fare la boxe. Allora, come faccio di solito, cerco sempre di accontentare i miei ragazzi, insomma. Presidente, torno da te. La Federazione Pugilistica Italiana, diciamo una sorella per la Neo Federcombat, ha sostenuto per quanto possibile
l'attività anche a porte chiuse. È possibile anche per la kickboxing, sperando ovviamente al più presto di poter riaprire al pubblico, di poter riaprire le porte dei palazzetti, poter sostenere gli organizzatori anche in eventi di medio livello, non propriamente internazionali? Allora, assolutamente sì. Permettimi, Valerio, vorrei specificare che sia la federazione, ma la Lega Pro, piuttosto che gli organizzatori, fra cui Angelo Valente, che è una testimonianza preziosa in questa direzione, evidentemente non parlano solo di kickboxing, parlano degli sport da combattimento. La Lega Pro parla anche di Muay Thai, la Lega Pro parla anche di shootbox, eccetera, e così via, di sabate e così via. Quindi credo che sia importante, cioè la federazione è la Feder Combat e non è la Feder Kickboxing. Permettimi questo passaggio. Per quanto riguarda altri aspetti, siamo molto molto legati, io ho un rapporto particolare di grande affetto e stima con il presidente Vittorio Lai, e mi colgo l'occasione per salutarlo, con il quale ci siamo sempre, da sempre, continuiamo a confrontarci quotidianamente anche per quello che è il periodo che abbiamo attraversato e che stiamo attraversando. E evidentemente ogni federazione ha sicuramente presentato una calendarizzazione con un protocollo adattato alle proprie esigenze per poter svolgere attività. La risposta è sì, certo, anche noi abbiamo a calendario attività, abbiamo fatto attività, facciamo attività, faremo attività. C'è una piccola differenza che è sostanziale. È chiaro che se parliamo di attività cosiddette attività di gala, risulta sempre più facile, non semplice, più facile organizzare quel protocollo che insieme alla Commissione Medica Federale, in collegamento con la Federazione dei Medici Sportivi Italiani, eccetera, eccetera, abbiamo applicato, ed risulta più facile applicarlo. È chiaro che nel momento in cui ci rivolgiamo invece a una platea enorme, quale quella del contatto leggero, è chiaro che i numeri non sono 15 match in una serata, parliamo di centinaia, di migliaia di atleti, e i protocolli di sicurezza, ai quali evidentemente diamo la massima importanza, perché è la salute in assoluto prima di tutto, diventano non impossibili, ma certamente non di facile realizzazione, sia in termini di tempo applicativo che di costi dello stesso. Ad ogni modo, stiamo navigando in questo mare in tempesta, non abbiamo mai cambiato rotta, regoliamo le vele di conseguenza e abbiamo sempre dei piani alternativi pronti. Questi sia che riguardano le attività cosiddette di gala, sia le attività istituzionali per tutto il programma del 2021. Quindi sì, la risposta è sì, lavoriamo in parallelo anche con la Federpugilato, ma mi sono sentito anche con l'amico Mimmo Falcone della Filgicam e così via, per trovare un equilibrio di protocollo per cercare di non penalizzare eccessivamente le attività sul territorio. Grazie. Massimo, ovviamente io dico sempre, ecco, parliamo di kickboxing perché voi tre ospiti, a parte Donato che insomma ha una carica istituzionale e che quindi rappresenta tutte le discipline degli sport da combattimento presenti in Feder Combat, ma siete tutte e tre dei pionieri della kickboxing. Volevo sapere, tu che sei presidente della Lega Pro Italia e quindi sei in contatto con i vari direttori tecnici, come stanno affrontando questo momento i vari maestri all'interno delle palestre, soprattutto ecco, con degli atleti che per forza di causa maggiore sono fermi? Li prevedono gli allenamenti solo ed esclusivamente per atleti agonisti con gare di eminenza di importanza, quindi tutte quelle gare istituzionali che possono così poi portare alle attività nazionali ed eventualmente quelle internazionali. Quindi è chiaro che le palestre soffrono perché da un punto di vista prettamente commerciale, tra virgolette, anche se poi di fatto non lo è,
gli atleti agonisti portano poca linfa a quelle che sono le spese di gestione dell'ASD, della palestra e quant'altro. Quindi è chiaro che lavorare solo esclusivamente con gli agonisti è una grande difficoltà. Quindi abbiamo una sofferenza all'interno delle palestre, i maestri ovviamente fanno il loro possibile, come del resto sto facendo io in palestra. Io alleno ovviamente solo atleti agonisti che hanno, proprio il 30 gennaio c'è una fase dei campionati regionali, quindi diciamo nel Lazio i maestri stanno allenando solo quegli agonisti che si sono iscritti a quella determinata gara. Quindi è chiaro e speriamo che la pandemia diminuisca, i contagi diminuiscano e le palestre possano ritornare ad aprire in modo tranquillo, anche se poi la tranquillità è un punto interrogativo in questo momento. Quindi ecco, ripeto, le palestre soffrono, i maestri sono in sofferenza perché chiaramente danno la loro disponibilità agli agonisti, però per il resto ovviamente non si può parlare di un'attività, diciamo così, remunerativa, almeno per quanto riguarda una copertura delle spese per quanto riguarda i centri sportivi. Donato, torniamo a te. Ovviamente in quanto presidente di Federcombat e non potendo fare delle previsioni purtroppo a medio-lungo termine, come si riparte? Come si riparte ovviamente per gli sport da combattimento dopo un 2020 a dir poco drammatico? Allora, mi preme ricordare che i contatti con le autorità di governo, con i nostri interlocutori, mi riferisco al CONI, mi riferisco al Ministro dello Sport, al Dipartimento, a Ufficio dello Sport, prossimo Dipartimento dello Sport e a Sport e Salute, sono praticamente costanti, direi quasi quotidiani. In questa settimana c'è un incontro importante con il Comitato Tecnico Scientifico, con il CTS, con i quali si sta ragionando su una ripresa delle attività di palestra che riguarda non solo l'aspetto degli agonisti di alto livello, ma che possa dare in maniera graduale una possibilità di ripresa alle queste attività completamente messe in ginocchio da questa vicenda drammatica. Quindi apro una parentesi. È sicuramente drammatico il momento che stiamo vivendo anche come associazioni sportive, ma vorrei ricordare che al di là dell'aspetto senz'altro pesante di quello che può essere una sofferenza anche da un punto di vista economico, il mondo dello sport, che devo dire è stato fortemente anche convenzionato con contributi importanti che il Ministro dello Sport ha messo a disposizione, ma la sofferenza peggiore, la sofferenza che sicuramente ne sentiremo, ne pagheremo le conseguenze a medio e lungo termine, è la perdita di tanti atleti dovuti al burnout per mancanza di stimoli, di tanti giovani talenti che avrebbero potuto esprimersi nella loro classe di età nel 2020 completamente spazzati via, molti abituati tra virgolette alla pigrizia della situazione all'interno di uno stato anche psico-fisico particolare, certamente possono aver cambiato attività sportiva e questo è il meno peggio, ma molti abbandoneranno l'attività sportiva. Questo è un danno per l'intero sistema paese, per lo sport, questo è grave. Noi abbiamo il piano pronto, io credo dal basso del mio ottimismo che sin dai primi giorni di febbraio, la prima settimana di febbraio, qualcosa si muoverà in questa direzione. Non è possibile continuare a bloccarla. Per l'occasione noi abbiamo tutto il piano calendarizzato e evidentemente anche il piano alternativo di immediata applicazione e quindi questo sarà in base all'evolversi della situazione nel prossimo futuro. Io ritengo che con l'aumento superata la fase della temperatura, diciamo di febbraio-marzo, ancora peggio, che dà facilità di veicolo al virus, e con il maggior
aumento delle persone vaccinate sul territorio, sempre nel rispetto delle regole. Questo non dobbiamo mai dimenticarlo. Dobbiamo continuare, purtroppo, ad andare avanti con buon senso e senso di responsabilità, un rispetto per noi stessi e per gli altri. Questo è fondamentale se vogliamo uscirne il prima possibile. Poi tutte le altre situazioni che possono essere di negazionismo, di accusa, di incapacità, il tempo del giudizio arriverà, ma dopo. Oggi dobbiamo essere compatti insieme e uscire il prima possibile da questa terribile situazione. Lo si fa stando insieme. Il Papa, avete sentito, avete seguito l'intervista, ha detto una cosa meravigliosa. Cominciamo ad usare il noi di continuo e non l'io. Insieme. Insieme si vince, da soli si perde. Questo è importante. E questo è un messaggio di speranza, un messaggio di unità e di solidarietà da parte del Presidente e ovviamente esteso a tutta l'Italia degli sport da combattimento per quanto concerne ovviamente il nostro settore, ma lo estendiamo veramente a tutta la popolazione italiana. Ma volevo soffermarmi su un aspetto che hai estrapolato, Donato, e volevo far intervenire Angelo. Lo stato d'animo dell'atleta. In un anno che credo nessuno di noi abbia mai vissuto, ecco, l'atleta che magari ecco, era in uno stato di forma particolare, che quindi era in rampa di lancio per poter diciamo, competere per obiettivi di assoluta grandezza, come si trova a gestire, tu che sei stato un grande campione in tante discipline di sport da combattimento, Angelo. Guarda, è una situazione drammatica, come ha detto il presidente, però i ragazzi, i nostri agonisti di tutta Italia, penso loro l'importante è non mollare, continuarsi a allenare, cioè se non si può allenare nella struttura o allenarsi fuori, ma tenere sempre la testa impegnata e sperare sempre a un obiettivo futuro. Ultimamente qua ci sono stati i campionati regionali in Lombardia, dove abbiamo avuto una boccata di ossigeno, siamo ritornati indietro nel tempo, ci siamo trovati benissimo, i ragazzi dilettanti erano amicissimi. È stato un evento magnifico, organizzato bene, cioè proprio, è filato tutto a pennello. Perciò anche se si vogliono fare in futuro altre manifestazioni, abbiamo la gente competente per farla e far sperare ai nostri ragazzi un futuro ovviamente in rinascita, un po' per tutti. Però il ragazzo, l'agonista non deve fermarsi. Noi, le strutture, bene o male, possono lavorare con gli agonisti, perciò anche se non ci sono date certe, però ce ne sono, perciò puntare su quelle date là e lavorarci dentro come se ci fossero veramente delle gare già confermate. Prima di concludere questa. Assolutamente, Presidente. Allora, intanto approfitto per mi aggancio a quello che ha detto Angelo per fare i complimenti al Comitato Lombardia nella persona del presidente Paolo Leoni perché hanno organizzato un evento, credo davvero perfetto nel rispetto pieno delle norme anti-Covid, eccetera. È davvero un evento perfetto. Ma vorrei chiarire il concetto di cui prima, cioè la situazione del burnout certamente riguarda una piccola parte degli atleti agonisti che stanno soffrendo molto, ma che in ogni modo sono comunque motivati. Cioè la passione sfrenata dei nostri atleti fa sì che gli stessi possano allenarsi anche nello sgabuzzino di casa piuttosto che sul parco, eccetera. La mia preoccupazione, invece, quindi il burnout, l'abbandono dell'attività sportiva in genere o delle nostre discipline, riguarda invece tutta quell'attività, cioè quella fascia di base di atleti che non avendo forti motivazioni al momento, ma magari non lo hanno ancora scoperto, è chiaro che abbandonano, si distraggono.
Ricordate che noi parliamo di agonismo, ma evidentemente dobbiamo avere particolare attenzione e cura di quella che è la base, perché come sapete non ci può essere altezza se non c'è base. E quindi è fondamentale, quello che perderemo è la base dalla quale poi evidentemente sarebbero venuti fuori i talenti del prossimo futuro. Ecco perché parlavo di burnout. L'agonista motivato, malato addirittura, si allenava, si allena, si allenerà, qualunque sia il risultato, e noi saremo pronti ad offrirgli un prodotto sul territorio per soddisfare queste richieste. Io mi preoccupo dello sport di base. Grazie. Sì, che quello, Presidente, il più fondamentale, come ha detto giustamente il Presidente, l'agonista è abituato a combattere, cioè c'ha quella passione forte che non lo ferma nessuno, neanche se lo chiude in uno sgabuzzino lui riesce a allenarsi. E la clientela media che si avvicina a sto sport, che quella viene toccata fortemente. Certo. Massimo, un messaggio in chiusura di intervista per tutto il popolo degli sport da combattimento che questa sera è collegato sulle reti di MS Channel, MS Sport e ovviamente su tutti i canali social di Fighters Live. Allora, un messaggio chiaramente, un augurio a tutti quanti di continuare gli allenamenti, appunto come diceva il Presidente e Angelo Valente, e gli agonisti sicuramente continueranno ad allenarsi imperterriti. Un augurio che le palestre ritornino a riaprire, ad essere, diciamo così, attive, per non perdere, come diceva il Presidente, quelli che sono gli atleti futuri, quindi anche i bambini, i corsi per i bambini e quant'altro, che sicuramente sono per loro un'attività fondamentale anche per la crescita sia della loro personalità, ma anche e soprattutto per l'attività sportiva. Quindi un augurio a rientrare in gareggiata forte, più forte di prima. Noi come Lega Pro Italia siamo pronti, siamo in stand by, già abbiamo un po' di manifestazioni in calendario, quindi i nostri agonisti sicuramente, come avremo la possibilità, ritorneranno sui ring di tutto il territorio nazionale e internazionale. Angelo, innanzitutto complimenti, perché ti vedo in grande spolvero, sembra quasi che sei in preparazione per un mondiale. Insomma, adesso siccome alleno molto meno, allora mi dedico un po' più a me, diciamo, dai. Riesco a allenarmi un po' di più. Allora, sperando che al più presto tu torni a essere un pochino meno in forma e che siano in forma i tuoi ragazzi, i tuoi atleti, un tuo messaggio di chiusura in questa intervista. Guarda, io auguro a tutti il meglio possibile, che sicuramente arriverà, perché abbiamo delle presupposizioni buone. Presidente, come dici sempre tu, prendo in prestito una tua frase, sul ring come nella vita o si vince o si impara. In questo caso, oltre a questo, mi sento di poter dire a nome di tutti che non si molla di un centimetro, e quindi le tue considerazioni alla fine di questo bellissimo incontro. Ma io intanto vi ringrazio, ringrazio te, ringrazio la produzione, ringrazio Massimo e Angelo per questa chiacchierata, bella chiacchierata. Io faccio appello alla forte capacità di resilienza dei nostri tesserati, dei nostri affiliati, della gente che fa sport, affinché da questa drammatica esperienza possano ritornare non solo a essere quelli che sono sempre stati, ma addirittura trovare spunti per essere migliori, perché abbiamo una grande responsabilità, cioè quella di lavorare nel presente per lasciare un futuro migliore per i nostri giovani. Io mi aspetto che vinca il senso di responsabilità, il rispetto per gli altri che parte dal rispetto per se stessi. Quindi oggi dobbiamo essere tutti uniti e rispettare le regole, vaccinarsi. Quando sarà il mio turno, io sarò il primo a farlo appena mi chiameranno, perché è un segnale di rispetto nei confronti degli altri, di chi mi sta vicino.
e io non ho paura. Mi fido di tanti aspetti anche da un punto di vista scientifico, per cui è l'unica strada che oggi abbiamo, è quella di rispettare le regole ed essere uniti, perché solo uniti possiamo farcela e ce la faremo, usciremo fuori da questa situazione. Poi arriverà il tempo del giudizio, arriverà il tempo delle critiche, arriveranno anche i tempi del processo, ma è il prossimo futuro. Oggi dobbiamo guardare avanti in questo mare in burrasca, regolare le vele e non perdere mai la rotta. Dico ai ragazzi, tutti insieme, nel rispetto di se stessi, nel rispetto delle regole e quindi di tutto il movimento, andiamo avanti e, come dico sempre, avanti tutta. E con le parole di Donato Milano ringraziamo ovviamente anche Massimo Liberati ed Angelo Valente in collegamento da Roma e da Milano. Amici di Fighters Life, abbiamo raccontato un'altra pagina degli sport da combattimento. Vi invito come sempre a rimanere con noi, vi invito a sostenerci, perché Fighters Life is the next generation of fighters. Grazie a tutti per essere stati con Grazie. Noi. Grazie, un abbraccio a tutti. Talk about old-time great fighters. I hear people say that Joe Louis, Jack Dempsey, Jack Johnson, Jim Jeffries, and all of them would have annihilated the likes of myself, Muhammad Ali. After watching these films, watching their opponents, watching their styles, watching how they fought, watching the footwork and their speed, and my critics will admit that I am the fastest heavyweight in the history of boxing, with feet and hands. It may come as a shock to you, but I say that I would have beat every heavyweight that ever lived before me.